tutti, oggi sono qua con un nuovo video, un nuovo Intuiti Sensi, perché non ho mai fatto una cosa del genere, ovvero non ho mai partecipato a una maratona letteraria. Ebbene sì, quest'anno ho deciso di partecipare anche io alla Booktubeathon. Per chi non conoscesse questa maratona letteraria, è stata ideata da Ariel Bisset, troverete poi il suo video qua sotto in descrizione dove spiega tutto. In parole povere, si tratta di una maratona che dura 7 giorni in cui lo scopo principale e leggere il più possibile. Sapete che non sono una grande fan delle challenge letterarie, spesso mi sento demotivata, obbligata a leggere, quindi di conseguenza non leggo. In realtà, quando ho scoperto della maratona, mi è invece venuta voglia di leggere, di sfidare me stessa a leggere il più possibile. Uno, perché vorrei smaltire gran parte della mia TBR. Due, perché nella settimana in cui è stata organizzata la Booktubeathon, ovvero dal 30 di luglio al 5 di agosto, se non sbaglio, sarò prevalentemente sola in casa, quindi per motivarmi a fare qualche cosa, a non deprimermi, a non sentirmi troppo sola, ho pensato potesse essere un'idea più che carina. So già che non riuscirò a leggere 7 libri in 7 giorni, però voglio comunque provare a leggere il più possibile in questa settimana. È la prima volta che partecipo a una cosa di questo genere, quindi perdonate se non sarò precisissima, però per tutte le informazioni chiare vi rimando appunto al video che troverete qua sotto in descrizione. Per decidere i libri da leggere durante la Booktubeathon ci sono 7 sfide letterarie. La prima è: lascia che sia una monetina a scegliere la tua prima lettura. I titoli che ho selezionato, fra cui scegliere la prima lettura, sono L'ascesa dei re e Il mistero del London Eye. Diciamo testa e croce. Vediamo quindi che cosa verrà fuori. Incredibile, non è caduta per terra. Il primo libro della mia TBR è dunque L'ascesa dei re, il titolo conclusivo della serie Il principe prigioniero. È un libro che è abbastanza breve, sono 270 pagine se non sbaglio. Sono contenta che sia stato scelto questo titolo, anche se in realtà forse avrei preferito leggere Il mistero del London Eye, però almeno concluderò una delle tante serie che ho attive al momento. Proseguendo, la seconda sfida chiede di leggere un libro che riguarda qualcosa che vorresti fare. Troppe cose in realtà, però fra tutti ho scelto Quaderni giapponesi di Igort. Perché riguarda qualcosa che vorrei fare? Perché vorrei tantissimo andare in Giappone. È una cosa che purtroppo ancora non sono riuscita a fare, nonostante mi piaccia tantissimo il Giappone. Prima o poi riuscirò ad accumulare tutti i soldi necessari e il tempo per andarci. Si tratta di un fumetto e non di un libro, ma da quanto ho capito dovrebbe valere un po' di tutto. Libri, ebook, audiolibri, penso che valgano anche i libri ad esempio di poesia, saggi e graphic novel. E anche se non dovesse valere, è uguale. Io ho scelto questo titolo, non vedo l'ora di leggerlo. Si tratta della seconda parte dei Quaderni giapponesi, avevo amato alla follia il primo. Si tratta di una sorta di diario di viaggio, documentario, saggio, che riguarda appunto il Giappone. Guardate che meraviglia! Che riguarda appunto il Giappone anche tradizionale, quindi adoro. La terza sfida richiede invece di leggere un libro e guardare poi il suo adattamento TV. Penso che valga sia film, telefilm, film per la TV e così via. Il titolo che ho scelto è C'è un cadavere in biblioteca di Agatha Christie. Per una volta un giallo della Christie che non ha per protagonista Poirot ma Miss Marple. Di questo, se non sbaglio, ci sono almeno uno o due adattamenti per la TV, quindi appena leggerò questo sicuramente me lo guarderò, anche perché è forse l'unico che ancora non ho mai visto, se no tutti gli altri li ho visti almeno 3 volte. Quindi l'ho scelto per questo motivo, anche se in realtà inizialmente avevo optato per questo libro, ovvero Il club del libro e della torta di buccia di patata di Guernsey. Non lo so mai pronunciare bene, quindi perdonatemi. Però il suo adattamento esce su Netflix il 10 di agosto, quindi siamo fuori tempo. In ogni caso, il libro della Christie conta 177 pagine, quindi spero vivamente di leggerlo in una settimana. Voi dovete sapere che io sono una lettrice molto lenta, quindi per me sarà un'enorme sfida leggere 7 libri in una settimana, non ce la farò mai, lo so già. Quarta sfida, leggi un libro con qualcosa di verde in copertina. In teoria si potrebbe far valere un libro per più sfide, quindi a
tal proposito potrei essere già a posto, perché infatti ho già scelto quaderni giapponesi di verde ne ha tanto, però dal momento che è un fumetto ho deciso comunque di selezionare un libro, anche perché la sfida, diciamo, più grande è leggere 7 libri in 7 giorni. Quindi ho scelto Il mondo di Banana Yoshimoto di Giorgio Amitrano. Si tratta di un saggio su Banana Yoshimoto, per l'appunto. Giorgio Amitrano è un autore che ultimamente mi sentite citare spesso, perché ho letto abbastanza recentemente Hiro Hiro, che mi è piaciuto tantissimo. Oltre ad essere uno scrittore, insegnante, aver lavorato e vissuto per diverso tempo in Giappone, è anche traduttore di Banana Yoshimoto e Murakami. Sapete che Banana Yoshimoto è una delle mie scrittrici preferite, quindi penso sia un titolo super adatto. Anche in questo caso non parliamo di un libro molto lungo, sono 123 pagine. Tra l'altro questo libro mi era stato regalato da Sara, una ragazza che segue il canale e conservo ancora tutto con cura, quindi non vedo l'ora. La prossima sfida, ho perso il conteggio, perdonatemi, richiede di leggere un libro indossando sempre lo stesso cappello. Dal momento che non ho un cappello in casa, penso che opterò per questo foulard. Me lo legherò in testa a mo' di bandana barra copricapo. Avevo fatto un video su come indossare il furoshiki, quindi sicuramente me lo andrò a rivedere. Comunque penso di fare una cosa più o meno di questo tipo, però un po' più carina. Visto che presto uscirà il film su Netflix, come vi accennavo poco fa, ho deciso di leggere il libro che mi è stato regalato per il mio compleanno da Arianna. Penultima sfida, leggi un libro con una bellissima costina. Questa è stata forse la più difficile, perché tutte le costine più belle sono di libri che contano almeno 400-500 pagine e in una settimana riuscirei a leggere soltanto quello, quindi non potevo includere un libro così grosso per questa challenge. Ho optato per l'unico tomone fattibile, ovvero la mia cosa preferita sono i mostri di Emil Ferris. La sua costina è questa qua, che, oddio, potrebbe sembrare abbastanza semplice, a me personalmente piace, perché spicca in libreria, sembra un insieme di fogli, spero che si veda abbastanza bene in video. È comunque una costina particolare, non è la classica di tanti altri libri, come vedete sembra appunto tipo quaderno ad anelli, e non lo so, mi piace come effetto, quindi ho deciso di includere questo fumetto che è veramente ciccione. L'ultima sfida è quella di leggere 7 libri in 7 giorni. Al momento abbiamo La mia cosa preferita sono i mostri, Il club del libro e della torta di bla bla bla, perdonate, non ce la farò mai, Il mondo di Banana Yoshimoto, C'è un cadavere in biblioteca, L'ascesa dei re e Quaderni giapponesi. Sono quindi 6 libri, ne manca uno per completare la TBR. Ho notato un certo filo conduttore fra alcune delle mie letture che ho selezionato per questa Booktubathon, ovvero il Giappone. Non riguarda tutte le letture, però c'è un libro su Banana Yoshimoto, Quaderni giapponesi, quindi ho detto dai, infiliamoci un altro titolo del genere. E ho scelto un autore di cui ho letto soltanto un solo racconto, me ne vergogno un casino, ma di cui ho tantissimi libri in libreria, quindi questa è la spinta che mi serviva per iniziare effettivamente ad approcciarmi seriamente a questo autore. Ho scelto quindi Tutti i figli di Dio danzano di Haruki Murakami. È una raccolta di 6 racconti, quindi penso che leggerò un racconto al giorno, e anche questa cosa mi piace molto, il fatto che siano 6 racconti, ok, non sono 7 proprio come la settimana, però ogni giorno potrei portarmi via un pezzetto di Murakami. E tra l'altro ho scoperto che in questa raccolta c'è anche Ranocchio salva Tokyo, che è un racconto illustrato recentemente da LRNZ, quindi mi ispirava tantissimo. Lo so che non sarà la stessa cosa, perché ovviamente qua non ci sono illustrazioni, però sono una persona che vuole vedere collegamenti anche quando non ce ne sono, quindi ho detto basta, ci sono troppi punti a favore di questo titolo, lo voglio leggere. È una raccolta piccina, me ne rendo conto, però contate anche che è la mia prima maratona. Le pagine sono 128. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se parteciperete anche voi alla Booktubathon, quali sono i libri che avete selezionato per questa sfida. Io sono veramente molto molto gasata al riguardo, perché appunto non ho mai fatto una cosa di questo genere, quindi sono super carica all'idea, e i titoli che ho selezionato mi piacciono da morire. Al termine di
questa esperienza sicuramente vi farò un video per aggiornarvi sulle letture che ho fatto e non fatto, perché calcolo già che ovviamente fallirò in questa impresa. Però mi piacerebbe documentare questa settimana di letture, proprio perché si tratta della mia prima esperienza e quindi penso potrebbe essere simpatico. Comunque fatemi sapere se può interessarvi o meno. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se avete già letto alcuni dei titoli che ho citato oggi, fatemelo sapere nei commenti. E niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!